Bene, carissime fratelli e sorelle, un breve pensiero sulla liturgia di mercoledì della 25ª settimana del tempo ordinario. Oggi il Signore ci fa riflettere su un grande santo, San Vincenzo de Paoli, e poi soprattutto sulla parola di Dio. San Vincenzo de Paoli, nato in Guasconia nel 1581, ordinato sacerdote a 19 anni, nel 1605, e nel 1612 diventò parroco nei pressi di Parigi. Fondò i preti della missione lazaristi e insieme a Santa Luisa de Marielac le figlie della carità nel 1633. Dicevo ai sacerdoti questa frase da ricordare bene: amiamo Dio, fratelli, ma amiamolo a nostre spese. Morì a Parigi il 27 settembre 1660 e fu canonizzato nel 1737. San Vincenzo de Paoli si trova il suo corpo a Parigi, vicino dove c'è stata la famosissima medaglietta della Madonna Miracolosa a Rue de Bac, dove lì c'è il cuore di San Vincenzo de Paoli, dove è apparsa, ecco, la Madonna a Santa Caterina Labourée, e in una chiesa vicina c'è il corpo. Quindi il corpo e il cuore già indicano un movimento. San Vincenzo di Paoli, questo movimento era famoso per l'amore verso i poveri, perché lui, quando era più giovane, ordinato a 19 anni già sacerdote, si è ritrovato schiavo nei paesi arabi e da lì ha capito la sofferenza degli ultimi, dei poveri, degli oppressi, e quindi con questi due ordini, sia il maschile che il femminile, che ha fondato, ha dato un messaggio, ha rinfrescato, ecco, quello che Gesù ci dice, di amare ciò che Gesù ama. Che cosa Gesù ama? Gesù ha avuto una missione. Stamattina nell'ufficio della lettura si diceva che lui stesso afferma: il Signore mi ha mandato ad annunciare ai poveri la lieta notizia. Qual è questa lieta notizia? È che possiamo uscire dai cimiteri un giorno, non solo con l'anima, ma anche con il corpo, risorgere, diventare belli, perfetti, immortali, giovani per sempre, con il soma e con la sarx, con il corpo, cioè, e con la carne. Questa non è una favola, ma è un grande mistero ed è la dottrina della Chiesa. Noi oggi preghiamo per i nostri fratelli defunti, preghiamo per i vivi, ma non dobbiamo avere paura della morte. Se veramente uno è credente, sa che dopo la morte c'è la vita beata, quella eterna, e alla fine dei tempi c'è la resurrezione. Quindi, come diceva Padre Giuseppe qualche giorno fa in convento, quale male può scalfire la nostra buona notizia, la nostra gioia dinanzi alla resurrezione, dinanzi al fatto che noi possiamo vincere la morte? Noi cristiani, credenti, ogni anno che passa andiamo verso la giovinezza eterna. Più anni passano, più ci avviciniamo alla giovinezza eterna. Quindi qualsiasi tumore, qualsiasi problema che ci fa paura la morte, a noi cristiani non ci deve toccare, non ci deve togliere la gioia, non ci deve togliere la serenità, perché noi andiamo verso la resurrezione. Però se uno crede, bene, se uno non vuole credere, pazienza, preghiamo per queste persone. Però se noi crediamo, dobbiamo testimoniare che noi crediamo che si può uscire dai cimiteri. Diceva San Giovanni Paolo II, come dico spesso, nella sindone c'è un testimone muto, ma sorprendentemente eloquente della passione, della morte e soprattutto della risurrezione di Nostro Signore. Quindi è una sfida anche per la scienza postmoderna, che qualcuno è ritornato dall'aldilà per dire anche a noi che se lo seguiamo possiamo, ecco, raggiungere questo destino. Però oggi Gesù nel Vangelo invita gli apostoli a predicare e annunciare il regno di Dio, scacciare i demoni e guarire i malati e gli infermi. E lo dice in un modo di non portare nulla per il viaggio. Né bastone, né sacca, né pane, né denaro, non portatevi due tuniche, eccetera. Non tutti possono fare quello che fanno i piccoli frati, le piccole suore, che noi andiamo a passaggi, spesso, quando il tempo lo permette, senza niente, solo con la Bibbia al lato, e andiamo in Francia, Spagna, Portogallo, e la gente dice: ma come fate? Perché nessuno possa dire che oggi questo Vangelo non si possa vivere alla lettera. Poi questo Vangelo è aperto a tutti. Gesù ci dice chi ha il 30, chi ha 60 e chi ha 100. Tutti possono vivere questo passo, staccati dalle cose materiali nel cammino di nostra vita. E allora il nostro dire sarà credibile se la gente ci vede che noi non siamo attaccati né alle cose, né alle persone e neanche alla nostra salute.
La gente capisce che noi crediamo, dice, oh, questo ci crede per davvero. Incomincia ad aprirsi alla speranza, non la speranza che forse è tutto vero, ma la speranza di poter perseverare fino alla fine per entrare col vincolo della carità in paradiso attraverso la base della fede. Perché se uno non fa l'esperienza della fede, anche queste parole sono vanità. Un'altra due cosette, Gesù dice di guarire le malattie e guarire gli infermi. Sant'Agostino spiegava la differenza tra il malato e l'infermo. Che cos'è il malato? È colui che è toccato dal male, che non vuole aprirsi totalmente al bene. C'è anche il malato fisico, ma quando il malato fisico ricevesse una guarigione o un miracolo cosiddetto, un segno forte, la vera guarigione è quando uno capisce che Dio c'è e che si può vincere la morte. Perché se uno viene guarito e non ringrazia Gesù e non crede in Gesù, la morte prima o poi ti prende lo stesso e il problema non è stato risolto. Gli infermi, chi sono gli infermi? Sant'Agostino diceva che gli infermi sono coloro che non sono fermi nelle decisioni. Se io ho capito una cosa, se voi avete capito una cosa, che per voi è la verità, secondo però Gesù, secondo la Chiesa e secondo i Santi, nessuno ci deve spostare come le tende, diceva Padre Giuseppe, come dei pioli che danno stabilità, amanna in ebraico, amenna in greco e anche in italiano, stabilità. Così era, amen significa così è e così deve essere sempre. Un'altra cosa, quando noi ci fissiamo che dobbiamo per forza convertire qualcuno, magari siamo arroganti, magari siamo insistenti, magari ci perdiamo d'animo perché quella persona non cambia, è testa dura. Si dice in siciliano, chi nasce tondo non può morire quadrato, chi nasce rotondo non può morire quadrato. Questa è un'eresia, è un errore, non si può dire. Perché io sono nato rotondo e ora sono quadrato. Io ero smarrito. E quindi se uno come me, che veramente c'era poco da sperare, può avvicinarsi alla fede, farsi frate, sacerdote, eccetera, vuol dire che c'è speranza per tutti. Se uno come Agostino, che gli piacevano i festini, che prendeva in giro sua mamma e poi è diventato credente, religioso, fondatore di un ordine, sacerdote, vescovo e santo, famosissimo, allora c'è speranza per tutti. Allora quando noi insistiamo con chi non vuole ascoltare, Gesù dice, se non ti ascoltano scuoti i sandali. Significa non per forza che ti scuoti i sandali e te ne vai, può significare tante cose questa cosa, ma una delle cose che mi ha colpito, che un giorno, quando ero all'inizio del mio cammino religioso, un sacerdote disse, non ci mettere per forza i piedi vicino a quella persona, se non ti ascolta, mettere da un'altra parte dove ti ascoltano. Poi io ho maturato una cosa. Quando una persona non è che per forza se non ascolta non è buono, può essere che non è maturo. E quindi è inutile a insistere. Uno gli fa una battuta come faceva Gesù, non sei lontano dal regno di Dio, continua a fare bene. Se quella persona è matura ed è perspicace, intelligente, capirà subito che deve andare la domenica a messa. Meglio ancora tutti i giorni. E almeno una volta al mese, meglio ancora una volta alla settimana, confessarsi col sacerdote. Perché Gesù l'ha detto. Ecco allora. Non insistiamo nel evangelizzare per forza le persone, non insistiamo per forza che quello deve guarire o non deve guarire. Noi preghiamo per le guarigioni e oggi il Signore ci dà speranza, però affidiamo tutto al Signore perché tanto noi guariremo e perché tanto noi siamo tutti malati, tutti. Sfido chiunque a dire che non è malato del cancro della morte. Chi 30 anni, chi farà 60 anni, chi farà 100 anni, uno può toccare tutto quello che vuole, ferro, facendo corna, non ce n'è storia, deve toccare la croce. Perché tutti siamo malati del cancro della morte. L'unica chemio della resurrezione è Gesù, che ci farà alzare. Resurrezione in greco è anistemi e egero. Cioè io mi sveglio e io mi alzo. Allora chi ha fatto l'esperienza che questa cosa è vera, non ha paura della morte. Non ha paura della morte. Dobbiamo dire alla gente coraggio, che qua siamo solo di passaggio. Questa è la scuola della vita, questa è la prova per entrare nella vera vita. Questa non è la vita, ma è solo la prova per entrare in essa. Che il Signore veramente ci dia la grazia di capire questo, perché uno che dice di credere, uno che ha conosciuto Gesù, ma non gli interessa di fare quello che dice Gesù, io sono credente ma non sono praticante, sicuro che ti fai purgatorio. Perché Gesù dice che non mangi il mio corpo e non beve il mio sangue e non ha in sé la vita. E quindi quando uno arriva davanti al Signore dice, hai fatto la comunione? L'hai fatta? Io avevo detto di fare la comunione, che non mangi il mio corpo e non beve il mio sangue. Io avevo detto di confessarti.
Ha chiesto perdono almeno che non l'hai fatto. Se non l'ha fatto, ed era una persona buona comunque, non va all'inferno, ma neanche in paradiso. E quindi gli rimane il purgatorio. La prova di oggi nel Salmo, che poi non è il Salmo, è la Sacra Scrittura in Tobia, che dice così: il Signore fa morire e fa vivere. Quindi prima fa morire e poi fa vivere. Poi dice: fa scendere gli inferi e risalire. Se gli inferi fossero l'inferno, non si può uscire dall'inferno, dice la Scrittura. Quindi non può essere l'inferno quello che parla oggi. Gli inferi è il regno dei morti, quindi il purgatorio. Una dimensione dove l'anima poi, se non fa qui la volontà di Dio, almeno il minimo indispensabile di andare a messa la domenica e ogni tanto confessarsi, poi deve purificarsi in purgatorio. E concludo che Sant'Agostino e San Tommaso parlano dell'inferno che si può uscire, che è il purgatorio. C'è l'inferno che non si può uscire e l'inferno che si può uscire. E diceva che l'inferno, anche quello che si può uscire, cioè il purgatorio, non è, cioè non dicevano così, io lo traduco, non è una gelateria. Non c'è il ventilatore che c'è aria fresca. È come l'inferno, è una dannazione, è una sofferenza. Ma chi ce la fa fare? Per questo voi fate fare le preghiere per i vostri parenti, che se hanno bisogno ancora di preghiere, con queste preghiere loro accorciano la strada sempre più verso Gesù. Che il Signore ci dia la grazia di assomigliare a San Vincenzo di Paoli, di amare i poveri e di essere soprattutto poveri di spirito, accogliendo le parole del Signore e cercando di cambiare verso l'umiltà, verso la verità, verso la fermezza e verso la lontananza del male, e cercare solo il bene e dire tutti i giorni: che bello, ti voglio bene, Gesù ci vuole bene, ci dobbiamo volere bene. Alla fine di questa vita, come diceva Monsignor Staglianò, ma chi ci rimane se non di quanto ci siamo voluti bene nel Signore? Tutto il resto passerà. Sia lodato Gesù Cristo.